chi sarà il sindaco a Treviso? Ad oggi? A che punto siamo? Ad oggi il sindaco è Gobbo e poi si vedrà, comunque Treviso non può prescindere da un grande prosindaco che si chiama Giancarlo Gentilini, quindi stiamo attendendo se Giancarlo Gentilini vuole ricandidarsi, perché se lui vuole ricandidarsi, come si suol dire, non ce n'è per nessuno e la circoscrizione di Treviso lo sostiene volentieri. Se invece deciderà di non farlo, sarà lui ad indicare il nome del suo successore, perché non possiamo prescindere dalla sua forza carismatica ed anche elettorale. Quindi la presenza di Maroni comunque non traccia una linea? No, beh, insomma, Maroni è segretario federale, quindi si sceglierà il candidato sicuramente in accordo. Certo che se voi pensate che si dica questa sera, no, non credo sia così. Non verrà sciolto il nome? No, credo proprio di no, perché c'è una discussione che deve essere fatta internamente al movimento, quindi a Treviso, nella circoscrizione, e poi appunto bisogna parlarne assieme a Gentilini, che vuole attendere qualche settimana o qualche mese per capire anche se se la sente di ricandidarsi o meno. Ecco, ma lei piacerebbe fare il sindaco? Cioè, chi invece dice che preferirebbe un posto a Roma? Ma no, guardi, assolutamente. Io penso che fare il sindaco sia comunque forse uno dei ruoli amministrativi più importanti e sarebbe comunque anche un orgoglio, un onore, soprattutto per chi è nato in questa città. Però pensiamo che Gentilini, per quanto ha fatto per questa città, debba essere lui a indicare il suo successore, a meno che, ripeto, non voglia candidarsi di nuovo lui, perché altrimenti siamo tutti con lui.